Allora, eccoci qua, una buona serata, benvenuti nello studio di TV7 Match, benvenuti a questa puntata che apriamo occupandoci di una strage avvenuta 41 anni fa, una strage che ancora non conosce i colpevoli, Armando. Sì, è la strage di Ustica. Un aereo con 88 passeggeri è precipitato, colpito da un missile, ma poi le versioni sono varie. Sta di fatto però che ancora adesso, come sono state condotte le indagini, parleremo, perché le indagini sono state condotte in maniera stupida, a dire poco. O trascurate totalmente o stupidamente condotte, anche da quei magistrati che sembravano i più attivi rispetto ai precedenti, e quindi non si è arrivati mai a nulla. Sarebbe stato facile comunque condurle in una certa maniera, perché testi c'erano, i fatti esistevano, i testimoni erano ancora vivi, ma poi stranamente questi moriranno strada facendo. Ed è appunto questo, è l'incipit di questa trasmissione. Come in Italia la giustizia su certi eventi non arriva mai, o se arriva, arriva molto tardi. E abbiamo con noi tre persone, tra cui un testimone, figlio di una vittima di questa orrenda faccenda, e quindi se vuoi Certo, presentarli. presentiamo ai telespettatori, gli ospiti che sono con noi, che ci aiuteranno un po' a raccontare anche questa vicenda. Saluto in studio il professor Mario Coglitore. Buonasera, professor Buonasera, Coglitore, grazie per essere qua. grazie a voi per l'invito. Certo, uno storico, ha insegnato storia contemporanea all'Università Ca' Foscari a Venezia. Abbiamo in collegamento il professor Andrea Rossi. Buonasera, professor Rossi. Buonasera, buonasera a voi. Buonasera, dottore di ricerca in storia militare all'Università di Ferrara. E abbiamo in collegamento anche, un saluto, l'avvocato Daniele Osnato. Buonasera, avvocato Osnato. Buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera, ecco, avvocato dei familiari delle vittime della strage di Ustica, una strage che non conosce, come dicevo in apertura, che non conosce colpevoli. Ma prima di entrare nel merito dell'argomento di questa sera, io volevo tornare a porre all'attenzione dei nostri telespettatori e anche dei nostri ospiti su due situazioni di, come dire, di violazione dei diritti umani. Lo facciamo ogni settimana, ma vogliamo ricordare la condizione difficile che sta vivendo Patrick Zaki, lo studente egiziano trentenne che si trova in carcere in Egitto, un carcere duro dove viene praticata la tortura, in questo carcere dall'8 febbraio del 2020. Non ha ancora subito un processo, gli è stata rinnovata di 45 giorni, in 45 giorni la carcerazione preventiva per dei post su Facebook ritenuti appunto sovversivi, ovviamente contro il regime egiziano. Ecco, Zaki dunque è un prigioniero di coscienza, lavora per i diritti umani e noi siamo con lui e ne chiediamo la libertà e che abbia giustizia, che possa ritornare dai suoi familiari. E lo stesso chiediamo anche per Aung San Suu Kyi e per il popolo birmano, un paese dove i diritti umani non sono mai stati rispettati, quasi sempre sotto, come dire, il governo militare. In carcere adesso si trova Aung San Suu Kyi, arrestata all'inizio di febbraio, dopo l'ennesimo colpo di stato militare. Ecco, rischia 10 anni di carcere, ricordiamo che ne ha già fatti quasi 20 per lo stesso motivo, un po' di anni fa. Gli è stato attribuito il premio Nobel per la pace nel 91 e anche per lei chiediamo che possa avere giustizia, che i diritti umani possano essere rispettati in Birmania e quindi possa tornare in libertà al più presto. E allora, a proposito di giustizia, parliamo di Ustica, una
una strage che non conosce, i colpevoli, per la quale si sta discutendo da 41 anni, Armando. È un certo, tempo senza che... Senza arrivare a una conclusione, allora cerchiamo di trovare una conclusione noi e spiegare ai nostri telespettatori cosa è successo a quell'epoca, molti probabilmente non erano ancora nati, e io partirei con un contributo, così riusciamo a capire qual è la gravità e qual è stata la tragedia di questa gente che pensava di andare in vacanza in Sicilia o ritrovare i propri amici in Sicilia. È come un mio carissimo amico che veneziano, che aveva sposato una siciliana, che aveva preso questo aereo con i due figli e che è rimasto. Era una famiglia un po' così, sfortunata, perché la moglie era morta in un altro incidente. Questa volta a Venezia c'era stato un tornado e un vaporetto era stato letteralmente sollevato e ribaltato, e lì ci sono stati 30 e passa morti, e tra i quali la mamma di questi bambini. A distanza di quasi 10 anni i due bambini e il genitore sono montati su questo aereo e non sono più arrivati. Partiamo ci sono volute tutta la potenza della NATO, generali, ammiragli, capi di Stato Maggiore e servizi segreti per intercettare e abbattere su corridoi aerei italiani un volo di linea con 81 passeggeri a bordo. Un'azione premeditata e successivamente celata sotto la coltre blindata del segreto di Stato. Alle 81 vittime se ne sono poi aggiunte altre 13. Testimoni giustiziati per aver visto una battaglia aerea nei cieli italiani, del cui tragico epilogo avevano avuto la colpa involontariamente di assistere. In nessun altro Stato ciò sarebbe stato possibile, in Italia sì. A questo si deve aggiungere la negazione della verità, con la impossibilità dei giudici di accedere alla documentazione, addirittura manomessa ed alterata. Le vittime hanno solo il dovere di subire, ma non di avere giustizia, e per questo sono condannate tre volte. La prima come vittima, la seconda come cittadino che non avrà mai riconosciuto il torto sofferto, e terzo perché mai vedrà adeguatamente punito il colpevole. Il volo Itavia 870 si è trovato al centro di una guerra, una battaglia aerea scatenata da velivoli alleati che invece di colpire l'obiettivo hanno abbattuto un aereo civile, cercando poi di nascondere quanto avevano fatto con la complicità italiana. Radar spenti, depistaggi, testimoni eliminati, false testimonianze, documentazione danneggiata o che scompare. Inaccettabile che avvenga una cosa del genere. Possibile che ancora non si conoscano gli autori, che non si siano ricostruiti i fatti, individuati i responsabili degli omicidi di ben 13 testimoni, che non ci sia una versione ufficiale del perché i MiG libici passavano nello spazio aereo italiano accompagnati da aerei di linea nel tragitto dalla Libia all'Ungheria e viceversa, perché i radar si sono spenti durante l'incidente, perché politici come Cossiga, il picconatore, a conoscenza dei fatti ne parla dopo anni, quasi a minacciare, ma qui mi fermo, altrimenti i giudici inquirenti, come dei bravi bradipi, a fare un passo avanti e due indietro, i testimoni chiave mai ascoltati, muoiono uno dopo l'altro, privi di protezione e non ebbero modo di testimoniare. Questo è l'epilogo della strage di Ustica, avvenuta la sera del 27 giugno di 41 anni fa e ancora non adeguatamente chiarita. Ecco, vuole dare lei un incipit a questa vicenda, come mai questo aereo viene utilizzato in questa maniera, un aereo civile, viene utilizzato dai servizi segreti italiani per fare da schermo a degli aerei che invece sono aerei militari e hanno una funzione totalmente diversa. Allora, intanto non so se siano stati utilizzati, se l'aereo sia stato utilizzato dai servizi segreti, perché qui adesso ci sono molte verità o presunte verità che si intrecciano fra di loro. Io direi, per cominciare, poi sentiamo anche gli altri ospiti, naturalmente, direi questo: noi stiamo ancora aspettando la verità giudiziaria, naturalmente, che è quella che forse potrebbe far chiaro. Probabilmente esiste una verità storica
o comunque possiamo avvicinarci a una verità storica, riflettendo su qual era lo scenario Mediterraneo, di quel Mediterraneo. Comincio con una piccola provocazione, così tipicamente postcoloniale, siamo nel 1980, e penso a Gheddafi in particolare come figura di riferimento. Forse, e quindi credo di poter citare anche Luca Alessandrini, che è stato fino a poco tempo fa presidente dell'Istituto Pari di Bologna, l'anno scorso hanno scritto un libro, 1980, l'anno di Ustica, e lui faceva questo riferimento alla storia. Io penso che per riconsegnare un minimo di verità possiamo farlo perlomeno cercando di individuare bene e di ritagliare il contesto. Il contesto era un contesto molto difficile, estremamente complesso, e in quel periodo, se vuole anche quella sera, ma in quei mesi, si stavano svolgendo nel Mediterraneo evidentemente una serie di prove di forza, sicuramente, che a un certo punto coinvolgono l'aereo Italia, che con ogni probabilità, questa almeno è la mia spiegazione, non c'entrava assolutamente niente, e che si trova al momento sbagliato nel posto sbagliato. In quel Mediterraneo postcoloniale è il Mediterraneo dove si stanno scontrando Francia, Libia, Stati Uniti, e naturalmente alla presenza di altre potenze europee, l'Italia prima di tutto, naturalmente, che quantomeno tace. Il livello di coinvolgimento degli italiani in questa operazione drammatica, io non riesco a rilevarlo concretamente, se ce la fanno gli altri, bene, sentirò volentieri, e naturalmente anche la Gran Bretagna. Io direi che ragionevolmente stanno cercando di abbattere un aereo che presumono sia occupato, oltre che dal pilota, anche da Muammar Gheddafi, e a questo punto ne segue lo scontro che ne segue, e ragionevolmente, facendosi scudo dell'Italia, poi abbattono tutto quello che possono abbattere senza alcun problema e senza preoccuparsi di quelle che per loro sono, e lo saranno ancora per molti anni fino ad oggi, 81 danni collaterali, 69 adulti e 12 bambini. Questa è la logica che presiede a questo tipo di operazioni militari. Non avrei dubbi nel dire che si è trattato di uno scontro militare, sicuramente, per ragioni complesse che dopo possiamo anche vedere con calma. Comunque la situazione internazionale in quel momento era delicatissima. Siamo in una fase di apparente distensione, in realtà forse sono le ultime prove prima di arrivare a quella che poi sarebbe stata la fine della guerra fredda, prove generali di scontro che possono causare anche avvenimenti di questo genere. E quel contesto internazionale sembrava fatto apposta per poter innescare episodi di questo genere. Ci sono delle date molto specifiche, poi ne parliamo. Certo. Andrea Rossi, vorrei che lei parlasse dell'ipotetico congiungimento di un aereo di linea normale con un aereo militare. Questo avviene nei pressi di Bologna, e quindi lascio a lei la spiegazione di come avvenivano questi fatti all'epoca. Io partirei con questa dichiarazione, cioè per l'esperienza di quegli anni e di quel periodo io faccio due esempi in cui bene o male rientrano in campo quelli che sono un po' i soggetti di cui poi andremo a parlare stasera, ovvero sia la Libia, un altro soggetto che vede ma che non dice, che era all'epoca l'Unione Sovietica, di cui magari ci poteva essere, se non ci fosse stata la guerra fredda, probabilmente un aiuto fondamentale per capire che cosa era effettivamente successo, perché poi, come si è capito con una serie di desecretazioni successive e di incontri che ci sono stati in epoca successiva, i russi, fra virgolette, vedono tutto. Quindi sono una parte in causa importante che vede tutto, ma lo vede dall'altra parte della cortina di ferro, e tra l'altro vede cose di cui, siccome non è direttamente interessata, non ha neanche particolare motivo per intervenire e dire la propria,
opinione, perché si tratta comunque di cose che riguardano gli alleati atlantici e i nemici degli alleati atlantici, che in questo caso non sono loro. Era per dire che faccio due esempi: il caso del Boeing 747 abbattuto, Boeing coreano abbattuto dal MiG sovietico, e il caso dell'attentato di Lockerbie. Questo per dire una cosa molto semplice, cioè che in entrambi i casi o i colpevoli emergono con chiarezza immediatamente o i colpevoli non si trovano più. Quello che lei stava dicendo, cioè il fatto che faticosamente si è riusciti a capire che probabilmente c'era già un aereo, comunque un contatto, c'era un segnale di un aereo che accompagnava già dall'altezza di Firenze fino ad arrivare all'interno del Mar Tirreno e il nostro aereo, tant'è vero che c'è uno dei degli operatori della torre di controllo di Ciampino che dice al pilota dell'aereo Itavia: state sulla rotta per favore. Quando l'aereo dell'Itavia risponde, dice: ma a dire il vero noi non ci siamo spostati da quelli che era la rotta prevista. Però già da questo si capisce che se ci sono questi tipi di manovre, e questa era poi l'altra questione su cui eventualmente torno in seguito, vuol dire che in quel momento, in quel periodo, in quella stagione, certi tipi di manovre erano manovre non improvvisate al momento, perché una cosa di questo genere, certo, non si improvvisa. Vuol dire che c'era un'attitudine da parte di qualche soggetto che può essere individuato eventualmente nella Libia, poi dirò successivamente la mia opinione anche su questo, però non è un'improvvisazione di un pilota X che si mette nella scia di un aereo italiano, è evidentemente un'attitudine. Vuol dire che quel tipo di manovra, quel tipo di missione era già stata fatta altre volte, altrimenti non esiste una sola forza aeronautica militare seria che improvvisi quel genere di manovra. Non sono cose che vengono improvvisate da qualche pilota, come si vede nei film americani. Certamente, certamente, anche perché c'è una serie di coincidenze che non possono essere casuali, sono già programmate, fanno parte di una programmazione. Noi siamo un po' il Giano di Bifronte rispetto agli alleati. Noi abbiamo una persona che abbiamo aiutato a diventare capo della Libia, e quindi abbiamo organizzato il colpo di Stato contro il re libico, favorendo ovviamente Gheddafi. Dall'altra parte abbiamo un partner commerciale come la Libia, che a quell'epoca era il primo partner italiano, sia per la fornitura di circa il 60% dell'energia petrolifera che ci forniva, ma anche per i prodotti che lui a sua volta in cambio merce comprava per lo sviluppo della Libia. Ed era un partner importante, però non era amico degli americani, non era amico dei francesi, non era amico degli inglesi, non era amico di molti altri, perché lui aveva spostato l'attenzione del suo precedente, quello che aveva spodestato il re appunto libico, che era legato ai francesi, ma soprattutto agli inglesi ancora alla fine della Seconda Guerra Mondiale, e lui cambia la direzione socio-economica, anche perché Mattei scopre che in Libia, quella Libia che Mussolini non aveva capito che era piena di petrolio, invece Mattei va lì e fa un buchetto, viene fuori petrolio che non finisce mai. Quindi ci serve. Perché noi siamo stati con l'ENI esclusi da qualsiasi mercato petrolifero? Le famose sette sorelle, che poi porteranno a un altro omicidio di Stato, che è quello di Mattei. Allora, questo per spiegare ai nostri telespettatori il contesto entro cui noi funzioniamo. Ma ci sono dei MiG libici che passano attraverso l'Italia in incolumi.
a fornire la Libia di questi aerei tecnologicamente molto avanzati, e sono i sovietici, e li vendono ai libici, ma i libici devono manutenzionarli, ma non sono organizzati, perché sono degli aerei molto delicati. Ogni tot ore di volo bisogna sostituire proprio dei pezzi, non basta soltanto a così fare manutenzione, ci vuole la sostituzione di pezzi fondamentali, e questo comporta naturalmente una difficoltà, perché la Libia non è organizzata con tecnici a quel livello. Quindi gli aerei devono andare dalla Libia ai paesi dell'est, quindi Ungheria, il paese più vicino attraverso cui possono passare, ma non può fare manutenzioni perché è in rotta con la Russia e la Jugoslavia, Tito, ma non gli fanno, perché non sono in grado di poterlo fare, e quindi vanno in Ungheria. Però devono passare per un paese, per la Grecia sicuramente non possono passare, è un passaggio difficile, devono passare per l'Italia. E per passare per l'Italia noi siamo armati di radar potentissimi, talmente potenti che sono dei radar speciali che riescono addirittura a correggere la curvatura terrestre. Io ho avuto modo di conoscere il colonnello che presiedeva il centro radar di Montevenda, e allora mi raccontava come loro facevano degli sperimentazioni e vedevano oltre la curva terrestre, perché questo radar, non so con quale tecnologia, probabilmente aveva una frequenza molto bassa, riusciva a compensare in parte la curvatura terrestre. Ora, questa gente doveva passare, e il passaggio più normale che noi possiamo avere è quello di seguire le linee aeree che vanno da sud verso nord, e che naturalmente il paese più vicino dei paesi legati alla Libia, perché attenzione, la Libia allora apparteneva ai paesi non allineati. E quindi cosa vuol dire? Vuol dire che c'era i paesi, diciamo, occidentali, quindi la zona della NATO, Stati Uniti, Italia, Europa, eccetera. Poi c'erano i paesi comunisti, e poi c'erano i paesi che stavano in una via di mezzo, che questo era l'India, era l'Algeria, era la Libia, era Cuba, e il capo dei paesi non allineati era proprio Tito. Il finanziatore di paesi non allineati invece era Reza Pahlavi, che era il re della Persia allora, che fu poi deposto da Khomeini. Allora, questo per spiegare ai nostri telespettatori la struttura. Questi aerei passavano l'Adriatico molto bassi, per non essere intercettati dai radar, ma i radar comunque venivano intercettati, passavano verso Bologna, e qui abbiamo che l'aereo non parte subito. Come mai questo aereo viene detenuto con tutti i passeggeri fermi dentro l'aereo, e siamo d'estate, in prossimità della pista, ma dicono che c'è un temporale molto forte, e questi aerei non hanno paura di un temporale molto forte sugli Appennini, e quindi ritardano la partenza. Le chiederei se è in grado di darmi questa informazione a Osnato, Daniele Osnato, se è a conoscenza di questo fatto, che hanno ritardato la partenza di 2 ore addirittura. Buonasera. Buonasera. Grazie. Io faccio l'avvocato, assisto circa 140 parenti delle vittime della strage di Ustica. Se mi consentite, io volevo un attimo fare una sorta di rewind. Sì. E non guardare tanto al contesto politico, geopolitico, quant'altro, ma raccontare un attimo il fatto, perché il fatto poi alla fine credo che sia quello che interessa di più alle persone. La sera del 27 giugno del 1980, 81 cittadini italiani, civili, si imbarcano a Bologna su un volo dell'Italia. Il volo ha un paio d'ore di ritardo, effettivamente.
quel volo decolla ed è diretto a Palermo. All'altezza di Grosseto, l'aereo civile viaggia nella sua aerovia Ambra 14, poi diventerà Ambra 13 da Roma in giù. L'aerovia civile è come un'autostrada, è blindata, è preclusa ai voli militari, è preclusa ai voli civili di piccola stazza, è esclusivamente riservata ai voli civili di linea, quindi stiamo parlando di aerei che trasportano passeggeri civili. È un'autostrada di 7 miglia, 7 miglia sono circa 12 chilometri, ed è segnata da radiofari. All'altezza di Grosseto, il controllore di Ciampino, che è un militare dell'aeronautica militare, addetto al controllo dei voli civili, chiama Grosseto. Si può dire una parolaccia? Si disse Prego, prego. negli anni 80 era vietato dire parolacce, però era molto alterato quel controllore. Chiamò Grosseto, dove c'era un altro controllore che rimase famoso, il cui nome rimase famoso, si chiamava Dettori. Che poi fu trovato impiccato dopo qualche mese con le ginocchia che toccavano Esatto. per terra, e chiamò Grosseto e disse: "Levami dai coglioni questi F-104 dall'aerovia civile", perché era successo che da Grosseto erano decollati due aerei militari guidati da Ivo Nutarelli e Mario Naldini, che avevano invaso l'aerovia civile, avevano innescato un'interferenza radio, e questo è stato riferito poco fa dal dottor Rossi. Quando il controllo chiama l'aereo civile, dice: "Ma state andando a est?" Dice: "No, noi non ci siamo proprio mossi." Era perché c'era un'interferenza radar, probabilmente dovuta da questi due F-104 che si erano messi in coda del DC-9, ma soprattutto dovuta a un altro aereo. A trasponder spento, per la cronaca, il trasponder è una sorta di segnale radio che tutti i voli civili e militari hanno obbligo di attivare e che indicano l'identità di quel volo, da dove viene, dove va, la destinazione e soprattutto la tipologia. C'era un volo a trasponder spento, quindi a volo abusivo, che si era inserito nella pancia, sotto la pancia del DC-9, e viaggiava nascosto. Ai radar del controllo civile ma anche militare italiano, nascosto sotto il DC-9. Ivo Nutarelli e Mario Naldini squoccano, è un termine tecnico, quindi lanciano, sono in assetto operativo, quindi non hanno contatto radar. Siamo nel 1980, la descrizione del contesto politico l'avete già data in maniera molto molto raffinata. Siamo in guerra fredda, siamo in piena guerra fredda. Quindi loro non hanno un contatto radio, non devono comunicare verbalmente, devono utilizzare dei codici. Squoccheranno per 3 volte l'allarme generale, poi atterreranno, riferiranno al comandante del reparto che dopo 2 giorni morirà in un incidente stradale molto anomalo, saranno trasferiti alle Frecce Tricolori e noi scopriremo dopo 8 anni che loro quella sera, del 27 giugno 1980, avevano lanciato quell'allarme generale. Il giudice istruttore, che allora si occupava della questione, Rosario Priore, li convocò, ma loro morirono scontrandosi l'uno contro l'altro durante un'esercitazione delle Frecce Tricolori a Ramstein. Nel frattempo, sempre alla sera del 27 giugno 1980, quell'aereo civile con 81 persone e 12 bambini continuò il suo volo. E da lì decollarono da Solenzara, che si trova in Corsica, tutta una serie di Mirage e di aerei militari belgi che erano diretti verso il Basso Tirreno. Contemporaneamente c'è un aereo, è un AWACS, è un aereo con una specie di radar sulla testa, che nell'Appennino vede tutto, e i radar militari italiani, ma anche quelli del controllo civile, registreranno tutto quanto. Quindi il contesto radaristico si rappresenta con una serie di puntini, si chiamano tecnicamente plot, a trasponder spento, spesso che razzolano. Il termine razzolare è riferito da molti radaristi addetti al controllo dei voli civili a Ciampino quella sera del 27 giugno, vuol dire che quegli aerei lasciano
due o tre o quattro o sei battute di seguito perché salgono in quota, ma poiché la terra, come diceva il professore, è rotonda, poi scendono di quota, il radar non li vede più. Quindi o sono aerei sommergibili o sono aerei che atterrano in qualche portaerei. Alle 9 di sera noi osserviamo generarsi delle tracce che da ovest intersecano col sole in coda, intersecano il volo del DC-9. E alle 9 meno un minuto, è evidente dal contesto radaristico che fortunosamente siamo riusciti a ottenere, poi se volete vi dico anche come, in realtà noi vediamo questa azione evidente di intercettamento aereo e vediamo l'esplosione del DC-9. L'aeronautica militare immediatamente darà l'allarme, quel DC-9 è sparito, si devono immediatamente mandare i soccorsi e verrà chiamato un radarista molto competente. Se possiamo dire le parolacce, magari possiamo anche dire i nomi dopo 41 anni. E il colonnello Russo era il radarista più competente di tutti, al quale viene dato un incarico specifico. Alle 9 e qualche minuto della sera del 27 giugno, identifica immediatamente il punto esatto di battuta, l'ultima battuta radar del DC-9, perché dobbiamo mandare i soccorsi, perché dobbiamo salvare forse 81 vite umane. Il colonnello Russo ci metterà 9 ore per identificare il punto, l'ultima battuta radar. Ufficialmente ci metterà 9 ore, perché in realtà doveva dare un tracciato radar che nel frattempo immediatamente la Procura della Repubblica di Palermo aveva richiesto. Ma il colonnello Russo ci metterà 9 ore, perché siccome la Procura della Repubblica, e mi collego forse alla battuta che ha fatto poco fa il professore, la stupidità, la Procura della Repubblica di Palermo chiese specificamente all'aeronautica militare: dammi il tracciato, il plottaggio si chiama così, del DC-9. E quindi il colonnello Russo, siccome doveva dare il plottaggio del DC-9, ci mise 9 ore per cancellare tutti quei plot invece che erano di solo primario, quindi a trasponde spento, che rappresentavano il contesto radaristico estremamente complesso di un'aggressione aerea a tutti gli effetti. Alle 7 di mattina il colonnello Russo uscì con un plottaggio che epurava tutte le battute degli aerei non identificati nelle vicinanze del DC-9 da consegnare alla magistratura per inviare i soccorsi. Ma un'ora prima già un elicottero della RAI aveva cominciato a filmare i corpi che galleggiavano. Ora, in realtà questa è la storia. Dietro a questa storia sicuramente ci sono dei responsabili, io ho sentito parlare tanto dei libici. Io vi segnalo la necessità di non tanto parlare di Gheddafi perché comunque oggettivamente personaggio assolutamente censurabile per molti aspetti, sicuramente brutto e cattivo, ma in realtà se Gheddafi si trovava in quelle zone, se sotto il DC-9 c'era un MiG libico o se i libici attraversavano il basso Mediterraneo negli anni 80, perché per come fu definito da Priore l'Italia ai tempi aveva la moglie NATO, ma l'amante libica per ragioni economiche che ci siamo detti poco fa, in realtà loro sono semplicemente la lepre. Ai parenti della strage di Ustica non interessa sapere chi è che scappava, ma interessa sapere chi è il cacciatore, chi è che ha sparato, Certo. perché ha sparato, perché è stata effettuata questa organizzata attività di intercettamento aereo e soprattutto perché immediatamente dopo tutto questo è stato nascosto. Se mi consentite proprio 30 secondi, poco fa col dottore Rossi, poco prima della trasmissione, commentavamo e lui ha fatto una battuta estremamente puntuale. È difficile occuparsi di Ustica perché Ustica è un mare di documenti, Ustica sono 2 milioni di atti, non di pagine, di atti, non c'è neanche un appartamento da poter riempire con questi documenti. La fortuna ha voluto che siamo informatizzati e quindi abbiamo potuto digitalizzare tutti gli atti, ma con grande sacrificio, questo devo dire, anche da parte dei miei collaboratori. Ma in realtà l'osservazione che faceva poco fa il dottore Rossi è che lo seppero immediatamente. Dovete sapere, e questo lo dico anche per il pubblico che ci guarda, che il
Il punto esatto dove si è perso il contatto col DC-9 si chiamava punto Condor. Il Condor è un avvoltoio, è un brutto punto. La sera del 27 giugno del 1980 il controllo Ciampino chiama il generale Mangani, che ai tempi era il comandante del reparto, lo sveglia alle 10 di sera. Lui era già a casa e gli dice: comandante, abbiamo perso un volo civile. È una registrazione che noi abbiamo, quindi non è una storia che io vi racconto. È una delle pochissime registrazioni che sono scampate alla devastazione documentale che poi ne è seguita attraverso i depistaggi. Il comandante Mangani chiederà: ma dove? La risposta fu: sul punto Condor. Seguì una breve pausa e immediatamente dopo il generale Mangani disse: bene, allora guardate se qualche pollaccione si è scontrato. Ora, i pollaccioni ovviamente eravamo noi, erano quelle 81 persone che hanno perso la vita, ma forse probabilmente sono l'intera popolazione italiana, i pollaccioni che si sono scontrati. Questo perché? Perché il punto Condor, se posso correggere adesso, non so chi di voi lo ha accennato, il punto Condor era un punto di intersecazione, questo poi lo scopriremo durante il processo, era un punto. Tanto gli cambiarono immediatamente nome, gli diedero un bel nome, Punto Doras, è un bel nome. E fatto questo, dico, il punto Condor era un punto che poi si scoprì essere l'intersecazione tra l'aerovia Ambra 3, Ambra 13, che era l'aerovia civile, con un'aerovia militare operativa dal nome Delta Whisky 12. Era un'aerovia operativa spesso non tanto utilizzata dai libici, ma spesso utilizzata dai francesi che, scendendo dalla Corsica per andare spesso in esercitazione nella Jugoslavia di Tito, perché lì poi ci sono questioni politiche trasversali sulle quali io non vorrei neanche entrare, anche perché dico, Ecco, il mio capito, però. mestiere è fare l'avvocato e specificamente capire le cause di un disastro. Era un'aerovia militare francese Se lei vuole che approfondire più un volte era attimo, stata. Se... mi scusi, se Prego. vuole approfondire un attimo la questione della Jugoslavia che accennava adesso, può Non ho approfondirla? capito. Sta No, dicendo a me, scusi, mi sono messo io. i francesi, anche loro avevano la moglie NATO e tante amanti. I francesi addestravano i piloti libici, i francesi frequentavano spesso e volentieri, attraversando l'intera bassa Italia, andavano in Jugoslavia. I francesi, dal punto di vista politico, erano nella NATO, dal punto di vista militare, no. Sì. Un dato sconcertante, e dico sconcertante, è che in realtà il Basso Tirreno, oltre alla Saratoga, poi scopriremo essere portaerei americana che era dentro il porto di Napoli, ma questo lo scopriremo dopo 15 anni di indagini, perché alla fine siamo andati a prendere le anagrafiche dall'ufficio anagrafe dei matrimoni dei napoletani, che normalmente si vanno a fare le foto a Posillipo. Li abbiamo contattati, abbiamo chiesto copia delle foto e dalle foto abbiamo verificato che in realtà la sera del 27 giugno del 1980 la Sì. Saratoga era dentro il porto di Napoli. Però c'era quel razzolare di aerei. E allora quel razzolare di aerei voleva dire, ripeto, che ora erano aerei sommergibili o c'erano delle portaerei, e che altre portaerei ci potevano essere nel basso Mediterraneo nel 1980. I russi no, i russi frequentavano il Mar Ionio normalmente, in quei giorni erano nel Mar Ionio, avevano una portaerei. In realtà anche loro, dottore Rossi, lei ha colto nel segno, in realtà io sono anche stato in Russia a fare delle indagini difensive in tal senso. I russi erano presenti, hanno visto tutto, ma ovviamente figuriamoci se ci vengono a dire no. In realtà i francesi, quando facevano le loro esercitazioni militari, che erano esercitazioni missilistiche, aeronavali e quant'altro, non davano i NOTAM. I NOTAM erano le comunicazioni obbligatorie per l'intero reparto NATO militare di esercitazioni in corso. I NOTAM dovevano arrivare obbligatoriamente ai controlli dei voli civili e che dovevano essere gestiti in conseguenza della condizione di pericolo che quelle esercitazioni potevano causare. I francesi si rifiutavano e meticolosamente evitavano di dare i NOTAM a tutti gli altri paesi della NATO.
Quindi, mentre l'Italia aveva l'amante libica, una sola, i francesi ne avevano veramente tante. Ma questo è normale per i francesi, per noi un po' meno. La posso interrompere un attimo, così proseguiamo secondo la linea anche dei nostri contributi. E volevo tornare un attimo al motivo per cui avevo detto come mai si è fermato quell'aereo civile del 19, non è decollato subito e c'era tutta la possibilità di farlo. Evidentemente era necessario tenerlo fermo fin tanto che arrivavano i MiG dalla Jugoslavia e quindi poi si sarebbero agganciati all'aereo civile non sapendo ovviamente che tutto quello che sarebbe successo, ma vuol dire che la cosa era organizzata da tempo, come giustamente diceva il nostro collaboratore. Perché non si può tenere fermo un aereo civile così e poi improvvisamente e con una coincidenza millimetrica, perché parliamo di aerei che viaggiano a 900 km all'ora, si incrociano, si accodano, si mettono sotto la carlinga per non essere visti dai radar e quindi poi usare, diciamo, prendere il passaggio per tornare in Libia. Ecco, vuol dire che c'è dalla parte dell'intelligence italiana, e non è un caso perché è un caso improbabile e impossibile, sarebbe stato un caso se il decollo regolare fosse stato poi, ne avesse approfittato un MiG libico, ma ovviamente questi agganci a priori non si fanno, non si conoscono, perché altrimenti la cosa diventa facilmente individuabile. Quindi c'è necessario che l'aereo aspetti fin tanto che questi arrivano. Come si fa ad individuarli che devono passare l'Adriatico? C'è il radar più forte del mondo, che è quello sul Monte Venda, che intercetta qualsiasi aereo. Allora, il colonnello che mi raccontava queste vicende molto interessanti, diceva spesso noi con i nostri aerei passiamo attraverso l'Adriatico, già a metà dell'Adriatico l'aereo tende a girare, fare un 180 gradi e tornare indietro. Però naturalmente la velocità dell'aereo è tale per cui poi sconfina nel territorio jugoslavo, ma questo fa parte della normalità. Ma addirittura dice noi controlliamo e parliamo, questo sempre a metà degli anni Ottanta, controlliamo la reazione dei paesi dell'est. Perché? Perché dice da Aviano partono degli aerei e a velocità addirittura ultrasonica passano l'Austria e sconfinano nei territori dei paesi dell'est. A cosa serve questa provocazione? Serve a stabilire i tempi di reazione e da dove partono gli aerei che naturalmente reagiscono a un'invasività di questo genere. E allora da come il rateo di salita, dal movimento dell'aereo che naturalmente viene attivato, il tempo di attivazione dell'aereo, noi stabiliamo dove sono, cosa hanno, quale tipo di reazione hanno e queste venivano fatte con una certa regolarità, ovviamente reciproca, anche gli altri facevano la stessa cosa. Ma qui non siamo in questo caso, siamo nel caso che ci sono degli aerei libici che devono tornare a casa e c'è un aereo civile che viene tenuto fermo e guarda caso una percentuale di probabilità su un miliardo che arriva proprio il momento in cui quell'aereo civile che è stato tenuto fermo per 2 ore parte e si accoda il MiG o i 2 MiG secondo delle versioni. Ecco, poi naturalmente giustamente quello che ci ha detto l'avvocato è il tipo di reazione. Ma come si fa, e questa è l'altra domanda, come si fa a seguire un aereo, perché lo vogliono abbattere quell'aereo o quei 2 aerei che sono in coda? Questo aereo ha un problema di stabilità, perché il vortice che crea un aereo 19 è discretamente forte.
i reattori altrettanto, quindi c'è una tecnica particolare per avvicinarsi e mettersi in coda di un altro aereo, perché bisogna tenere presente tutti questi fattori, ma non solo. Gli aerei che vogliono abbatterlo non possono ovviamente utilizzare nessuna arma, perché è estremamente difficile colpire uno ed evitare di colpire l'altro. Quindi l'altro aspetto è spegnere i radiofari e poi attivare tutta una serie di movimenti anche in fianco e davanti all'aereo, in maniera tale che l'aereo perda l'equilibrio da sotto, da dietro, dalla coda dell'aereo civile, quindi del DC-9, e se ne esca fuori. In quel momento diventa un bersaglio e in quel momento succedono delle cose. Vorrei che mi aiutasse il professor Coglietore, se può aiutarmi a capire come tutti questi aerei non sono lì per caso, oppure sono lì per caso e succede questa cosa. Cioè, vuole raccontare lei il proseguo della... Sì, allora, sì. Intanto faccio una precisazione, io cerco di dare un contributo di carattere storiografico, se posso. Tutte le questioni tecniche le lascio all'avvocato che ci ha intrattenuto a lungo su questioni che poi ho visto che vanno un po' anche verso la questione della dinamica politica, cioè del ruolo degli attori che erano in scena quella sera e in quel periodo. Quindi do questo contributo. Un documento NATO che ho scaricato da internet e che è piuttosto noto ci racconta, perché alla NATO all'epoca era stato chiesto un rapporto provvisorio sui possibili, leggo testualmente, sulle possibili identificazioni delle tracce radar, pare che ce ne siano 21 velivoli di cui 4 sconosciuti. Allora, interessante questo, come mai, dico, sono tanti 21, non posso farvela vedere, ma ce l'ho qui, c'è una significativa carta, diciamo così, di ricostruzione dell'area della penisola italiana, Corsica, Sardegna e area del Mediterraneo, dove sono disposti questi aerei. È impressionante vedere quanti erano tutti quella sera. Certo. È vero che c'era la Saratoga. Allora, io non so se, come ha testimoniato, se non ricordo male, aiutatemi se sbaglio, perché un capitano di volo dell'Alitalia che pare che quella stessa sera, durante un altro volo, abbia visto, oltre alla Saratoga, anche altre navi disporsi su quella scia di mare e quindi su quella porzione di Mediterraneo. Certo, c'era la Saratoga. La Saratoga è vero che si è mossa dal Golfo di Napoli e non si capisce come mai si sia mossa dalla rada ed è andata al largo, e probabilmente sono partiti degli aerei anche dalla Saratoga. Vi ricorderete che credo nel 2017 fosse stato Purgatori che ha intervistato dopo molti anni uno dei marinai, uno dei militari americani, sì, che erano sulla Saratoga, esatto, il quale ha detto: sono partiti due caccia nostri armati e sono tornati disarmati, il che, sì, significa che probabilmente avevano scaricato almeno i missili. Questo per dire che in quel momento lì c'era uno scontro in atto, sicuramente, e allora, dovendo semplificare, vedo che qui ognuno dà la sua, do anch'io la mia. È possibile, mi riferisco anche a quello che ha detto l'ex Presidente della Repubblica e senatore Francesco Cossiga, che di cose, come sapete, ne conosceva parecchie. Allora, facciamo che sono stati dei caccia francesi. L'ipotesi, credo più accreditata, secondo me, è questa. Caccia francesi che intercettano dei caccia libici, convinti che su uno di questi ci sia Gheddafi. Tra l'altro, chiedo a chi è in studio e a chi è in collegamento di dimmi se sto sbagliando, tra l'altro è anche possibile che fossero tre i caccia libici e che Gheddafi sia rientrato immediatamente da dove era partito, cioè presumibilmente Malta. Sì. E quindi c'erano due caccia che stavano in volo, che erano quelli di scorta, che poi alla fine, dovendo sganciarsi per i motivi tecnici che ha detto anche lei, tra l'altro, di scarsa affidabilità del MiG in certi momenti, sì, no, di volo, probabilmente tentano la fuga, e evidentemente gli aggressori, per così dire, vogliono comunque eliminarli, convinti con ogni probabilità che qualcosa dovesse essere fatto comunque e che perlomeno un segnale dovesse essere dato. Allora, e adesso amplio la faccenda e vengo, sì, su.
su questioni che conosco meglio. Il segnale che doveva essere dato in quel momento era ovviamente un segnale forte nei confronti di Gheddafi, ma anche di chi stava proteggendo Gheddafi. Sì. E quindi certamente gli italiani, sicuramente per quella posizione sempre un po' ambigua o non ben decifrabile che c'è stata da parte dell'establishment italiano durante molti decenni, voglio dire, certo. E che ovviamente era il frutto di una serie di politiche diplomatiche o meno diplomatiche che si basavano a tutela di accordi economici, evidentemente. Ora, dice l'avvocato, non so se ha molta importanza se è stato Gheddafi, forse ha ragione, nel senso che comunque è uno scontro fra grandi potenze. Questo è quello su cui cala il silenzio ed è per questo, a mio modestissimo parere, che dopo 41 anni ancora ci sia silenzio, che non è affatto vero che eravamo in una fase di guerra fredda. Sui giornali dell'epoca si continuava a recitare la litania della fase distensiva della guerra fredda, non lo era minimamente, ovviamente. Volevo anche ricordarvi sommessamente, lo metto a incastro, c'entra non c'entra, forse sì, nel maggio del 1980 Tito muore. Sì. E non è vero che quando muore è da quel momento lì che tutto quel territorio va in crisi, no? Perché sono già in crisi, no, da prima, perché sanno che sta per morire e sanno, lo avrebbe dimostrato benissimo anche alla fine di Gheddafi nel 2011, che quando muoiono finiscono di comandare leader di quel tipo, evidentemente c'è uno scompaginamento e la situazione diventa ancora più fragile. Sull'Unione Sovietica onestamente non saprei dire, e è evidente che stanno a fare gli spettatori. D'altra parte, una fragilità dei rapporti internazionali nell'area del Mediterraneo che stava per portare a uno scontro, che ha visto uno scontro aereo armato e che poteva portare a conseguenze ben peggiori, non poteva che fare il gioco dell'Unione Sovietica. Però siamo nel 1980, i primi segnali di cedimento ci sono già anche in Unione Sovietica. 9 anni dopo, con la caduta del muro di Berlino, cominceranno i guai per l'Unione Sovietica, che nel 91 diventerà Federazione Russa, no? Quindi si gioca tutto in quel tono di tempo. La potenza della Libia, la forza della Libia era anche, credo, determinata dal fatto che Gheddafi a 38 anni nel 1980, classe 1942, è salito al potere nel 69, quindi vuol dire che sono 11 anni che è fermo al potere, sta lavorando molto bene sia per l'Africa, sia per i musulmani che rappresenta in qualche modo, e soprattutto sta giocando un ruolo chiave, certo, nel Mediterraneo. Quindi è possibile, cioè è chiaro che la condizione internazionale di fragilità che c'era nei rapporti fra grandi potenze gioca un ruolo determinante in quel momento. E quindi, torno a quello che ha detto l'avvocato, naturalmente quello che ci interessa sapere è chi è stato, facciamola semplice, sì. Tutto il resto forse sono chiacchiere comprese le mie, però è anche vero che insomma bisogna anche dirsi che chi è stato con ogni probabilità rappresenta proprio quella parte dell'Occidente che passa sopra anche alle vite di 81 persone. Come ho detto prima, esclusivamente considerate come danni collaterali. Sul ruolo dei servizi segreti o di SIOS, cioè i servizi di informazione operazioni speciali, nei quali spicca quello dell'aeronautica, in particolare per depistaggi e per altre malevolenze nei confronti della memoria, la commissione stragi nel 1992, come sapete, ha stilato una relazione che io ho letto e credo che sia ancora disponibile, si può anche chiedere, penso, e si può leggerla. Conclude che anche l'innocenza avrebbe avuto difficoltà ad emergere dal groviglio di menzogne, leggerezze, arroganza e disprezzo che ha sviluppato sin dall'inizio l'accertamento dei fatti. Se la posso dire tutta e dopo mi taccio, atteggiamento tipicamente occidentale, voglio dire, no, questo è come l'Occidente ha affrontato
la sua storia peggiore naturalmente, no? E anche in questo caso dando dimostrazione di cosa si può arrivare a fare, semplicemente perché in quel momento erano in gioco altre questioni, come dire, estremamente più importanti della vita di 81 persone. Non ho risposto naturalmente, perché non c'è una risposta secondo me, finché non ho, certo, ci hanno abituato a pensare che quando i giudici mettono la parola fine con una sentenza, in quel caso lì abbiamo la verità. Forse. La verità secondo me ce l'abbiamo già adesso, quindi, quindi probabilmente è vero che sono stati i francesi. Hanno sparato gli americani? A poca importanza da questo punto di vista, insomma. Quello che bisogna dirsi è questo, che non sarebbe stata la prima volta, naturalmente l'ho ricordato prima, credo, lo stesso Andrea Rossi, quando si tratta di portare a termine alcune operazioni di carattere militare, purché sia, lo si fa purché sia. Ecco, mi trasformo in testimone, perché né un servizio della RAI, io seguivo molto da vicino questa questione, però ovviamente in qualità giornalista e perché lavoravo per emittenti televisive anche a livello internazionale, in un servizio della RAI, quando si vedono dei corpi che galleggiano e sembrano delle bambole, no? Una cosa terrificante, ricordo perfettamente, e sono uno che lavora nel mondo della televisione e del cinema dal 1960, avendo fatto il corso di cinematografia al Centro Sperimentale di Roma e avendo poi una casa di produzione cinematografica ed essendo stato anche successivamente direttore degli studi De Laurentiis, quindi ho una certa familiarità nel memorizzare le immagini. Io ricordo in quel servizio che c'era una specie di cilindro che aveva tre cerchi concentrici. Quel servizio là non l'ho mai più visto. Ho visto le immagini precedenti, le immagini successive, ma l'identificazione di quel cerchio concentrico che era rosso, bianco e blu non l'ho più visto, e questo fa parte dei tesori della RAI. Poi naturalmente non possiamo dire altro. L'altro aspetto fondamentale della questione, come sono stati recuperati i resti di questo aereo? E questa è la cosa più interessante per i nostri telespettatori. Perché se è vero che abbiamo un sospetto, e poi faremo vedere le dichiarazioni di Cossiga, se sono interpretabili perché ormai è di età avanzata, abbiamo chiesto al reo, al responsabile del genocidio, del massacro, di andare a recuperare i resti. Abbiamo il contributo? Sì, sì, certo, abbiamo il contributo. Allora, vediamo il contributo e poi parliamo anche di questo. Allora, il contributo è il numero 4. A 7 anni dalla tragedia di Ustica nel 1987, il ministro del Tesoro Giuliano Amato stanziò i fondi per il recupero del relitto del D-19 inghiottito nelle acque del Tirreno a 3.700 metri di profondità. Un recupero difficile e costoso. Poche erano le imprese specializzate che disponevano delle attrezzature e dell'esperienza necessarie. Forse fu un caso, ma la scelta cadde su una ditta francese, la IFREMER, Istituto di Ricerca Francese per lo Sfruttamento del Mare, che successivamente si scoprì essere legata ai servizi segreti di Parigi. C'era qualche cosa che non doveva essere recuperato dal fondo del Tirreno? I resti di un missile o altro che poteva identificare gli autori della strage? Si trattò comunque di un recupero complesso. Furono portati in superficie oltre 4.000 pezzi del relitto, ma ci furono dubbi per i filmati consegnati, che erano delle copie, e sulla possibilità che l'ispezione della ditta francese non fosse stata la prima sul relitto. Le difficoltà tecniche, i problemi di finanziamento e la poca collaborazione tra le parti interessate rallentarono il lavoro di recupero, che si svolse in due periodi distinti, nel 1987 e nel 1991. Alla fine fu riportato in superficie circa il 96% del relitto del D-19. Il relitto venne poi ricostituito in un hangar a Pratica di Mare, dove rimase a disposizione della magistratura per le indagini fino al 5 giugno 2006, quando fu trasferito nel Museo della Memoria a Bologna. Ecco, professore Rossi,
ricorda le modalità di recupero di questi pezzi e se sono stati poi, ci sono stati testimoni della procura a seguire il recupero di questi pezzi e se effettivamente sono stati scelti o sono stati raccolti tutti, questo è il dubbio. Prego. Io, allora, anche qua si entra in una serie di dettagli tecnici che diventa davvero, diciamo così, complicato riuscire a seguire nell'interezza. Io mi limito a fare un passo indietro. Sì. Primo, è abbastanza ovvio che la Ifremer fosse una società che era diretta o in qualche maniera collaboratrice dei servizi francesi, cioè come esattamente se avessimo chiamato una società americana a fare quel tipo di operazione, avrebbero mandato certamente qualcuno delle società che si occupano di quello che fanno in collaborazione con i servizi. Perché? Perché aveva, io trovo molto corretto l'approccio dell'avvocato Snato, cioè se qua stiamo andando a cercare la lepre, stiamo andando a cercare i cacciatori, i cacciatori se si accorgono di non avere sparato alla lepre, ma si accorgono di avere sparato a qualcun altro, tendenzialmente cosa fanno? Cercano o di eclissarsi o di far finta di aver fatto qualcos'altro. Quindi, primo, a me stupisce relativamente poco che chi si occupò del recupero fosse un'azienda che era collegata strettamente ai servizi francesi. Il governo francese chi poteva mandare? Non certamente degli sprovveduti, è ovvio che manda delle persone che possano sapere che cosa pescano e che cosa non pescano, primo. Secondo, ha ragione anche in questo, bisogna dire, l'avvocato Snato, cioè qua c'è fin da subito, ed è brutto dirlo, però occorre, e spero che la possiamo sviluppare nel corso della serata, una conversazione su che cos'è stata la giustizia italiana, perché anche su questo bisogna indagare, perché certamente da un lato abbiamo una volontà di nascondere, ma dall'altra parte abbiamo un'incredibile messe di pasticcioni. A pasticcioni essere buoni, vuol dire persone che a loro volta hanno scarsa attitudine o scarsa competenza a capire se in quel momento è stato recuperato tutto, che cosa è stato recuperato, come è stato recuperato. Questa cosa che si dice è stato scoperto dopo anni che forse non ci hanno consegnato tutto quanto il materiale visivo di quello che era stato visto che c'era sul fondo. Ma voglio dire, chi era che sorvegliava e che stava a osservare mentre venivano recuperati questi rottami? Perché poi ricordiamoci che su quei rottami sono state fatte tutte le perizie, perché poi c'è anche tutta la commedia delle perizie. Che io spero, ripeto, che l'avvocato possa in qualche maniera parlarne, perché è davvero una commedia, è commedia dell'arte. Perizie su perizie con periti su periti, i quali su certe questioni decisive votano a maggioranza. Votano a maggioranza se è stata una bomba piuttosto che un missile. Votano a maggioranza per decidere se gli oblò sono stati sfondati dell'aereo, si sono sfondati dall'interno oppure no. Cioè, perché certamente da un lato c'è una volontà di mascheramento, ma voglio dire, chi è quell'omicida che non cerca in qualche maniera di mascherare quello che ha fatto? Certo. Questo rientra nella natura delle cose. Quello che lascia abbastanza stupefatti è che questo recupero non avviene, voglio dire, nell'isola che non c'è di Peter Pan. Sì. Questo recupero avviene sotto delle direttive fatte di autorità italiane e magistrati italiani. Cioè, appunto. Allora, e in questo io dico, e concludo, cioè io devo essere sincero, cerco di fare meno dietrologia possibile. Anche alcune cose che sono state dette, io per esempio sono dell'avviso che la Saratoga quella sera lì era in porto, e aggiungo anche un'altra cosa, che se molto male alle indagini hanno fatto alcuni grandi bugiardi che erano all'interno dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, altrettanto male hanno fatto alcuni testimoni, fra virgolette, improvvisati, che hanno raccontato di tutto e di più
probabilmente senza averne le competenze adeguate. Questo testimone della Saratoga è uno che a sua volta è stato smentito da un altro perito americano, il quale ha confermato che la Saratoga è in importo. Ma questo per dire che quando, ripeto il mio concetto iniziale, cominciano a passare non anni, ma decine di anni da un episodio, allora quella che in un bel documentario che era stato fatto sulla guerra in Vietnam, che si chiamava The Fog of War, la nebbia della guerra, che era la nebbia che aleggiava su quell'area lì, diventa impenetrabile. Più il tempo passa, più quella nebbia non è che tende a calare. La nebbia, purtroppo, più il tempo ci separa da quello che è successo, la nebbia aumenta. Certo. Quello che si dovrebbe sapere e dire subito e capire subito, più il tempo passa, e in questo purtroppo tanti altri fatti poi mi danno ragione, mentre se ne parlava ora a me viene in mente la prima cosa che mi è venuta in mente, non antecedente ma successiva, che sono il trentennale quest'anno dell'incidente della Moby Prince. Ma voi davvero vi immaginate che dopo 30 anni siamo capaci di arrivarne a capo di quella vicenda lì? Noi non ne arriveremo a capo di quella vicenda lì, perché dipende... anche in quello 30 anni è un tempo che comincia a essere adatto agli storici, non è più adatto però, ai magistrati. Però attenzione, dipende dai giudici. Anche, certo, adesso, assolutamente, anche certo. Adesso abbiamo un problema di Borsellino e Falcone perché il processo continua. Allora bisogna vedere dove il giudice si stanca e dove il giudice invece continua ad andare. Se questo processo su Falcone e Borsellino ce l'avesse Falcone e Borsellino, non perché conoscevano i fatti, ma solo per il carattere che avevano, questo processo avrebbe avuto esito. Guardate che Falcone e Borsellino sono i giudici che effettivamente arrivano al dunque della situazione, una situazione di quel tipo, e sanno quello che rischiano. E vengono sequestrati in Sardegna per tutta l'estate, ma non continuiamo in questo settore perché ne abbiamo abbastanza di ustica. Allora, è vero, io vorrei interpellare l'avvocato Osnato. Lei cosa può aggiungere a quello che naturalmente gli storici hanno raccontato fino adesso, perché invece lei è quello che diciamo arma la mano e è andato a vedere cosa stava succedendo? No, in realtà noi abbiamo professor Rossi è molto puntuale nelle sue osservazioni. Noi facciamo un lavoro di spogliamento dei depistaggi e delle doppie, del gioco delle tre carte, perché in realtà Ustica, come altre vicende molto tristi della nostra povera Italia, è più il gioco delle tre carte piuttosto che un muro di gomma. Cioè ti fanno capire che forse la verità è sotto quella carta e hanno tutto il tempo di nascondere l'altra, poi l'altra carta rimarrà chiusa negli armadi perché forse qualche magistrato non sa che dentro quell'armadio ci sono dei documenti rilevanti, e poi quei documenti, secondo le prassi e le routine normali, vengono distrutte e quindi nessuno accederà. Il dato essenziale, intanto fatemi dire, se posso farvi dei complimenti su quel filmato in fondo al mare che siete riusciti a recuperare. In realtà si tratta di 4 filmati. Voi avete fatto vedere quello un po' più visibile, stiamo parlando di un robot che scende a 3700 metri sotto il fondo del mare. Negli altri filmati, questo è stato oggetto, come dire, dei nostri processi, dai filmati di questo robot noi osserviamo che in realtà intorno ai pezzi del D19 è già passato qualcosa, nel senso che osserviamo in fondo al mare a 3700 metri non ci sono correnti, l'acqua è assolutamente ferma, osserviamo delle rigature, ecco, forse proprio in questo poco fa si è visto anche bene, è come se fosse già stata fatta passare una sorta di rete a strascico che ha tirato sui pezzi, li hanno controllati e li hanno ributtati giù. Dico, detto questo, in realtà cosa succede? Succede che i radar che vedevano il punto Condor erano 3, c'era l'Icola, che sicuramente era lì vicino, c'era Marsala e c'era Siracusa. La sera del 27 giugno su Marsala
viene messo una sorta di esercitazione simulata, un videogioco, e viene cancellata mezz'ora di registrazione, guarda caso proprio nell'imminenza del fatto. Siracusa, che è un centro estremamente delicato dove c'erano gli americani, dove c'erano delle forze militari NATO, è chiuso. Il sito radar è chiuso, quel giorno è chiuso, siamo in piena guerra fredda, Erano ma quel giorno in è chiuso per ferie, manutenzione. vacanza. L'Icola invece vede tutto, ma l'Icola è un sito radar manuale, cioè non ha una registrazione, un plottaggio nelle bobine, siamo negli anni 80, quindi non ci sono ancora i computer in grado di registrare, ma una sorta di riporto manuale delle battute radar su dei registri che si chiamano DA1. La pagina del 27 giugno del 1980, quando l'Aeronautica Militare, su pressione della Procura della Repubblica di Roma, consegnerà questo registro DA1, la pagina del 27 giugno è tagliata con una lametta e fatta sparire. Ora, il problema è proprio questo, cioè si fanno le domande e probabilmente all'inizio sono state fatte le domande pertinenti, soprattutto da parte degli inquirenti che nell'imminenza presero quell'indagine. Mi dai il tracciato del D19? Voglio capire cosa è successo. Siccome si usa il termine D19, si dà il tracciato solo del D19. Ora, ricollegandomi alla questione del MIG, che possibilmente MIG, che si è messo sotto la pancia del D19, in realtà, professore, le faccio notare che in quel contesto, in quel periodo, non era mica solo un MIG che scendeva e si metteva sotto le pance dei voli civili, era una prassi autorizzata dal centro di controllo militare italiano, che era la trincea della NATO. Perché noi siamo una portaerei, la nostra nazione è una portaerei dentro il Mediterraneo, è una nazione portaerei, noi siamo la trincea della NATO, perché abbiamo a sud la Libia di Gheddafi, che è brutto e cattivo, ripeto, ma poi abbiamo la Jugoslavia di Tito, che è a 40 miglia di distanza, quindi siamo proprio la frontiera, il limite oltre il quale poi ci sono i nemici, no? Allora l'Italia aveva l'obbligo di gestire quello che si chiamava il NEJ, il sistema NEJ, una sorta di, come dire, nonno di internet, dove tutti i dati vengono passati in crosstel, si chiamava, attraverso dal radar al radar. In realtà noi ci saremmo dovuti trovare questo passaggio di tracciati radar in altri 12 centri radar, ma tutto è stato fatto sparire con un progetto che francamente, per chi ha dovuto lavorare, io ho fatto 20 anni di processi penali e civili, ho fatto 13 processi civili, e dovendo documentare questi fatti, ti lascia un senso di angoscia, è quasi un senso di impossibilità. Quando la magistratura fa una richiesta, chi di competenza risponde in maniera anche autoritaria. L'Aeronautica Militare, in particolare i quattro generali che poi furono portati a processo nel processo penale in Corte d'Assise di Roma, disse: nessun radar, Siracusa, Marsala, piuttosto che l'Itola, Poggio Ballone, Poggio Renatico, ha battuto alcuna traccia di voli non identificati nel basso Tirreno in quel periodo. Se io potessi farvi vedere quello che noi abbiamo ricavato dal punto di vista, con delle elaborazioni informatiche, in particolare il Politecnico di Torino, dall'unica bobina radar che poi alla fine ci hanno dato, che è quella del radar Marconi, che era il controllo civile di Ciampino, c'erano due radar, il Marconi e il Selenia. Il Selenia era molto più moderno, purtroppo sono andati smarriti i tracciati. Ci diedero quello del Marconi, ma perché ci diedero quel Marconi? Perché intanto non avevamo i codici di decriptazione che ci diedero dopo 20 anni, perché avrebbe potuto registrare anche dei voli militari. E quindi la NATO ci diede i codici di decriptazione dopo 20 anni. E poi il radar Marconi registrava fino a 100 miglia, non andava oltre, era un vecchio radar. In realtà l'evento era accaduto a 130 miglia e quindi non ci saremmo dovuti trovare proprio niente. Ma la sera del 27 giugno del 1980, quando morirono quelle 81 persone e quei 12 bambini, era una bella giornata e il radar Marconi registrò a 130 miglia. E questo è il perché,
al di là delle stupidità di chi ha indagato o probabilmente degli affidamenti nei confronti di altri organismi, come dire, piuttosto militari, ma anche politici, che avrebbero dovuto fare quello che eticamente era corretto fare, ma anche dal punto di vista legale era doveroso fare, fecero le domande e alle domande fu risposto: nessun radar ha registrato, non c'era nessun altro volo nelle vicinanze del DC-9, il DC-9 è esploso da solo. Ora, non per tediarvi, ma se mi fosse possibile fare vedere Prego. il luogo esatto dove in teoria quell'esplosione fu causata, secondo la teoria di quelli che ritengono che nel DC-9 sia esploso una bomba. Io purtroppo poco fa qualcuno ha accennato a Borsellino. Io il giorno in cui è esplosa la bomba che ha ucciso Borsellino e l'intera sua scorta ero a Palermo ed ero a 500 metri da quell'esplosione. Esplosero tutti i vetri di casa mia. Io ho perfetta contezza delle tracce che lascia una bomba. Ora, posto che evidentemente su un aereo io non porto una bomba da una tonnellata, ma porto una bomba da un chilo o giusto di lì, si ritiene, secondo gli esperti, e qui mi riallaccio al gioco delle perizie, no? Perché poi il gioco delle perizie è un ritorno, contraddittorio rispetto alle altre perizie. Mi preciso questo aspetto. Ci sono circa 100 perizie su Ustica. Esatto. Ogni perizia nega Esatto. quella precedente. Esatto. In realtà questo in parte si giustifica con l'evoluzione della tecnologia. Certo. Se facciamo riferimento alle ultime perizie, diciamo che tutti i pezzi, migliaia di pezzi che sono stati recuperati dal fondo del mare, sono stati in linea di massima analizzati da perizie tecniche, esplosivistiche, chimiche e frattografiche. Nessuno dei periti che ha analizzato chimicamente, dal punto di vista frattografico, o esplosivistico, tutti i pezzi, e dico tutti i pezzi, le migliaia di pezzi del DC-9 che noi abbiamo recuperato e che è lì adesso, che ci dà un po' di memoria al Museo della Memoria di Bologna, hanno identificato tracce di esplosione, per un ordigno che si possa classificare bomba. Ciò non di meno, nel vano, nel BC, che è diciamo 1,20 m per 80 cm, è secondo la teoria della bomba collocata questa bomba che ha squartato in quattro pezzi, staccando di netto il troncone di coda e aprendo l'ordinata di forza di un DC-9, ed è collocata nel portafazzolettini, che è un cover di alluminio estremamente leggero, come tutti gli altri pezzi non necessari per un volo, di cui io ho foto e probabilmente in esclusiva vi posso anche far vedere, se ci riesco, se è possibile. Io non credo, forse si possa vedere, ditemelo voi. Questo è Si il intravede, sì. cover. È troppo chiaro il Non so monitor. se è troppo chiaro, Chiaro, sì. vero? Si Ok, non ci riesco. intravede, si Fidatevi intravede. di me, fidatevi di un avvocato. Va È bene. un cover intatto, è assolutamente intonso, è stato oggetto anch'esso di analisi fotografiche, chimiche, esplosivistiche. Nulla è esploso nelle immediate vicinanze, ma nemmeno lontano. E se posso concludere, poiché io rappresento i parenti delle vittime, io mi sono anche occupato di purtroppo studiare gli esami autoptici. Voi sapete come sono morte quelle 81 persone in volo quella sera del 27 giugno? Ve lo dico io, si sono liquefatte, cioè tutte le parti mo molli all'interno del corpo erano completamente liquefatte. Questo vuol dire che, per come mi ha spiegato un perito, questi fisici, questi corpi sono stati attinti da due forze esattamente contrapposte, che sono quella della decompressione esplosiva quando un aereo si apre in quota. Evidentemente c'è una grandissima pressione che è dall'interno, perché
Ovviamente le pressioni tra l'interno e l'esterno sono estremamente differenti. Una grandissima pressione che va dall'interno verso l'esterno e una contemporanea grandissima pressione che si è creata dall'esterno dell'aereo verso l'interno. Se voi aveste la sfortuna di guardare le foto di quei corpi, in particolare del corpicino di un bambino che non vi dico neanche il nome, non ha gli occhi. Perché quel corpo si è totalmente liquefatto al di là dell'effetto, si dice buccia di uovo, un termine tecnico per descrivere, resta completamente integra la buccia dell'uovo, ma tutto quello che è all'interno per il contraccolpo contemporaneo di due forze, due onde di blast, si definiscono tecnicamente, viene totalmente liquefatto. I corpi. E per riallacciarmi alla battuta di chi mi ha preceduto, alle battute e alle osservazioni assolutamente tutte pertinenti, ma i corpi raccontano, i 36 corpi che galleggiavano la mattina del 28 giugno del 1980 hanno immediatamente raccontato attraverso gli esami autoptici cosa era successo. Certo. Grazie della testimonianza, perché questa ci ha reso più giustizia di quello che hanno fatto i magistrati fino adesso. Magistrati disattenti, perché in quel recupero dell'aereo, che sono migliaia di pezzi e sono stati ricostruiti poi nell'hangar, lì presente, mentre aspettavano e controllavano il fondo del mare, non c'erano, diciamo, testimoni italiani o persone incaricate dai giovani a controllare i filmati, a controllare quello che avveniva. I francesi hanno avuto mano libera. Ora credo che se un assassino ha la possibilità di tornare ufficialmente sul posto del delitto, è la prima cosa che fa, non essendoci nessuno, ma essendo ufficialmente incaricato a fare le indagini, cancella le impronte che gli sono sgradite, e magari ne mette qualche altra che è più gradita. Allora, questa stupidità dei magistrati non si capisce. Come non si capisce come non sono stati rilevati i MiG che venivano dalla Jugoslavia con un sistema radar di altissima qualità, qual era quello di Montevenda. E se, come mi ha detto, io sto sulla parola del colonnello, riuscirono a vedere fino a Mosca, con il radar di Montevenda, io credo che potevano vedere tranquillamente anche in altre parti. Ma nessun magistrato è andato mai a chiedere a questo colonnello se Professore, avesse mi documentazione di consente? questo tipo, perché se attraverso l'Adriatico passava uno, due o tre MiG, come sembra che siano, evidentemente c'era un punto di partenza attendibile per tutta la vicenda che viene dopo, e quindi scartare la bomba sulla toilette, scartare la fragilità dell'aereo, perché erano aerei che erano stati comprati, usati, e venivano usati per trasporto dei cavalli. Mi ricordo a quell'epoca si raccontava questa storia, e quindi non erano adeguati per il trasporto civile. Ecco, questa incompetenza nelle indagini mi lascia molto perplesso, perché se a capire Professore, mi una. Prego, consente di prego, interromperla? prego. Scusi, adesso dico, sa perché la devo interrompere su Prego, questo? prego, Perché lo in dica, prego. realtà non dobbiamo parlare di incompetenza di chi ha fatto le indagini, in particolare dei magistrati. Probabilmente all'inizio si sono fidati, ma noi dobbiamo parlare invece di competenza di chi aveva invece l'obbligo giuridico e tecnico di svelare immediatamente la verità. Io mi riferisco in particolare al Ministero dei Trasporti e all'Aeronautica Militare. Chi controllava i voli civili e doveva garantire la sicurezza dei voli civili, ma anche militari, doveva impedire quelle intersecazioni alle quali lei si riferisce e quant'altro. Erano i militari, non erano i magistrati. I magistrati hanno fatto le richieste di informazione all'Aeronautica Militare.
che gli hanno dato il tracciato in tonso del 19, affermando con una dichiarazione ufficiale del dicembre del 1980, per cui tra l'altro sono stati poi inquisiti, affermando non c'è una sola battuta radar non identificata da attribuire ad altri aerei militari. Quindi non è un problema di incompetenza. Io le assicuro e ringrazio il fatto di aver incontrato, grazie ad aver incontrato dei magistrati che mi hanno ascoltato per anni, perché io ho parlato anni, io per discutere 880.000 documenti nel processo civile di Palermo ho discusso per un anno di seguito, dalle 9 di mattina alle 9 di sera, e ho trovato magistrati in grado di ascoltarmi e di capirmi, perché la domanda era: mi dici perché mia figlia è morta? Mi dici che cosa è successo la sera del 27 giugno dell'80? I magistrati hanno dovuto fare conto con l'omertà e il depistaggio di un sistema occulto che negli anni 80 gestiva il potere dei soldi della NATO. Noi abbiamo trovato voli in elicotteri, prezzi di appalto che l'aeronautica militare gestiva in perfetta autonomia per asfaltare i piccoli aeroporti locali a miliardi e miliardi delle vecchie lire. C'era un fiume di soldi e di potere e di carriere militari che voi non avete neanche l'idea. Quello che è stato in Ustica è stato la stupidità di chi ha creduto di poter rimanere impunito nascondendo tutto per non perdere delle prerogative di carriera, per non perdere la possibilità di continuare a gestire quel fiume di soldi. Non è un problema di magistrato che non sa indagare. Il magistrato non sa come funziona un radar, il magistrato non sa nemmeno dove sono i radar, non sa nemmeno come funziona un volo civile. Il magistrato fa il suo mestiere, chiede a chi di competenza. Chi di competenza non solo non ha risposto, ma ha nascosto. Quindi sì, se ci sono delle responsabilità e delle stupidità, come giustamente lei osserva, non vanno riferite a chi ha fatto le domande, perché le domande erano pertinenti, ma vanno riferite a chi su questa situazione si è costruito i castelli, ha fatto le carriere per non perdere quel potere che ai tempi gli era stato attribuito. Certo, allora però io insisto che se assumo un incarico, lo assumo e devo diventare, per quanto è possibile nel tempo, e sono passati decine d'anni, competente, e divento uno scienziato dei radar. Glielo garantisco che è possibile farlo. Se poi invece mi limito a chiedere: è vero che è successo quella cosa e l'altro mi dice una bugia, è chiaro che sono fermo. Ma io non vado a cercare i radar che hanno cancellato, vado a cercare i radar che non pensavano di dover cancellare. E allora a questo punto scopro che veramente dei MiG sono venuti dalla Jugoslavia, che veramente si sono accodati, che veramente tutto questo era previsto, perché abbiamo una task force in quel momento di circa 30 aerei che viaggiano a velocità e si incrociano in maniera terribile, oscurati da qualsiasi radar, no? E non identificati, però tutti sanno cosa devono fare. Però, tant'è vero che alla fine uno dei MiG precipita nella Sila, ma viene stranamente scoperto successivamente dopo 20 giorni, perché dopo 20 giorni ormai la gente, tutti sanno che c'è questo MiG e non si capisce perché l'esercito non va a recuperare quest'arma. Tengo a precisare un piccolo particolare, la figura di Gheddafi. Gheddafi non è un musulmano normale, è è simpatizzante degli ismailiti, in particolare dell'Aga Khan, che è quello che poi ha creato la famosa Costa Smeralda, e che ha costruito Gheddafi la più grande moschea d'Africa, e che è andato a inaugurarla con 80 automobili Mercedes, che ha piantato 3.000 tende perché lui si nascondeva in una delle tende per non essere identificato. Questo è, e sappiamo che
gli ismaeliti sono la famosa setta degli assassini, che è una setta che poi gli inglesi salvarono dopo la caduta dell'impero ottomano, ma che sono diramati in tutto il mondo e si ritrovano periodicamente per fare le loro cerimonie e le loro feste. Ne parla anche Marco Polo, ma questo non è. Questo era una persona gradita ad alcuni, ma sgradita anche per alcuna tipologia di musulmani. E quindi anche questo fattore gioca a svantaggio di Gheddafi e giocherà successivamente, anche recentemente, a svantaggio di Gheddafi. Allora, però, per concludere, io farei vedere i due contributi, se la regia ce li mette insieme, della testimonianza di Gossiga, perché è quello che è il testimonio, non dico oculare, ma è il testimonio perché è presidente del Consiglio in quel momento, e quindi il presidente del Consiglio normalmente sa tutto di tutto. Poi Cossiga sappiamo che aveva delle esperienze per i servizi segreti, la Gladio famosa, no? Quindi l'attentato anche qui a Gorizia del Gladio e come funzionava e tutto il resto, e la disputa che c'è stata tra lui e il famoso Andreotti, che non si amavano molto ma comunque si sopportavano. Allora vediamo questi due contributi, se ce li fate vedere tutti e due insieme, perché sono, raccontano la stessa cosa ma in due momenti diversi, ed è un po' faticoso interpretarli perché così ormai ha raggiunto una certa età. Quando io ero Presidente della Repubblica, informarono l'allora Sottosegretario di Stato, oggi Ministro dell'Interno Giuliano Amato, e anche me, che erano stati i francesi, decollando dalla Clemenceau un aereo di marina e che aveva lanciato un missile. La tesi è questa, che loro sapevano che passava l'aereo di Gheddafi per andare o per tornare alla Jugoslavia. La verità è che Gheddafi si salvò perché il Sismi, il generale Santovitto, appresa l'informazione, lo informò che lui era appena decollato e tornò indietro. I francesi questo lo sapevano e videro un aereo che era dall'altra parte dell'aereo italiano e si nascose dietro per non farsi prendere al radar, perché l'ombra, si dice così, dell'aereo italiano copriva l'ombra dell'ombreggiato, cioè non faceva vedere il radar. L'aereo francese si sarebbe messo sotto il 19 per non essere intercettato dal radar dell'altro aereo, dell'aereo libico che avrebbe dovuto trasportare Gheddafi. Esatto, che stava rientrando con Gheddafi. A un certo punto lancia il missile, l'aereo francese lancia questo missile per sbaglio, volendo colpire l'aereo di Gheddafi. Esatto, per mirare una sagoma che fosse l'aereo di Gheddafi. Fatto sta che in un sobbalzo d'altro, quando è partito il missile, lui si era messo dietro il DC-9, questa fu l'informazione, per quello che mi ricordo adesso, anzi io sto per compiere tant'anni, questi magistrati dovevano forse neanche nati, insomma, ma non so se sappiano dove Ustica, non credo. Ecco, abbiamo visto il Presidente allora della Repubblica, cioè scusate, il Presidente del Consiglio, allora il Presidente della Repubblica era un certo Pertini. E questo presidente, appunto, che ci racconta che lui sapeva tutto. Allora mi domando, lo abbiamo eletto noi? Deve rispondere agli italiani di quello che fa e di quello che sa. Non credo che sia stato un segreto di Stato questo, al punto tale che avrebbe sconvolto la politica del mondo. Ma naturalmente la cortesia reciproca, perché venne fuori a quell'epoca, ma era una diceria, ma oggi presenta forse una visione più realistica, che Pertini era sotto ricatto dei francesi. Nel periodo in cui era stato in Francia, aveva combinato da giovane, diciamo, rivoluzionario, qualche cosa che era bene non raccontare.
E questi a livello giornalistico giravano questa versione per cui gli italiani si attivarono anche perché sotto ricatto dei francesi, ma ovviamente non abbiamo documenti, non possiamo dirlo, ma in questo caos totale anche questo, diciamo, questo briciolo di sale può servire a capire come funziona la giustizia in Italia. Io credo che ci sia stato più che tempo e più mezzi per trovare la verità di questo fatto. È chiaro che se vado a coinvolgere nelle domande i colpevoli, difficilmente questi si autoaccuseranno. I magistrati devono avere l'abilità, come faceva Falcone e Borsellino, di girare attorno al problema e affrontarlo da un altro punto di vista, e sono riusciti a farlo, perché hanno inventato la teoria dei pentiti, hanno fatto una legge sui pentiti e attraverso il pentitismo sono riusciti ad arrivare fino in fondo. Ma qui c'è un problema, è un problema neurale. Se c'è la volontà, si fa. Se non c'è la volontà, noi di queste trasmissioni ne facciamo una montagna, ma difficilmente riusciamo ad arrivare alla verità certa. Adesso lascio a voi a turno brevemente di porre una conclusione. Partiamo dal professor Coglitore, se ci fa un commento di questo percorso che abbiamo fatto fino adesso. Conclusioni assolutamente no, non sono in grado di trarne. Faccio delle battute veloci. Sul Candori di Pertini sarei abbastanza d'accordo con lei, cioè, se fosse stato leggermente diverso da come ce lo siamo immaginati. Questa faccenda del ricatto dei francesi non la sapevo, ma questa la lasciamo lì dov'è. Non saprei dire. Vorrei mettere a sistema, se è possibile, invece, quello che diceva l'avvocato prima, che decisamente vedo che ci capisce anche di politica, o di teoria politica. Allora, non è vero che la magistratura, secondo me, non ha fatto. Ha fatto quello che evidentemente ha potuto. Tentare un parallelo con l'attività di Falcone e Borsellino su argomenti così, così diversi, non so se è plausibile, però questo lo lasciamo sempre, voglio dire così, alla riflessione degli spettatori. La portaerei sul Mediterraneo, l'Italia, è stato evocato prima, ha avuto questo ruolo, e quindi in un paese di questo genere soltanto una sovranità limitata poteva garantire, come esperienza politica generale, no, di contenere o comunque di evitare che di fronte a avvenimenti così tragici si arrivasse alla verità. Questo è quello che è successo, secondo me. Sono saltati completamente per l'ennesima volta i rapporti tra politica e magistratura, e proprio in quel turno di tempo i magistrati penso che hanno fatto evidentemente quello che hanno potuto di fronte al potere, quindi potere politico, e dall'altra parte il potere militare. La NATO, evocata diverse volte, non soltanto dall'avvocato questa sera, ha avuto questo ruolo, e quindi di fronte a uno strapotere di questo genere è difficile opporsi in qualche modo. Quindi se un evento così terribile, così luttuoso come è stato Ustica deve passare sotto silenzio, passa sotto silenzio, punto e basta. Direi che tutta l'attività e tutta l'esperienza che ha avuto l'avvocato, drammatica, credo, no, per certi versi in questi anni, sia a dimostrare questo. Con Ustica chiudo e dico un'altra cosa ovvia, ma insomma diciamola per chi ci sta ascoltando: salta completamente, era già saltato, forse sarebbe saltato anche con la strage di Bologna, ma forse già col 69, è saltato completamente o forse definitivamente il rapporto tra cittadini e istituzioni, perché dopo 41 anni non è possibile non sapere che fine ha fatto mia figlia, perché è morta, o mio figlio, o mio marito, o i miei parenti più cari. Credo che questo sia il dramma italiano, sostanzialmente. E su questo andrebbe fatto una riflessione ben più lucida di quella che ho fatto io adesso. La strage di Bologna avverrà di lì a quasi un mese. Sì, certo. Quindi siamo nello stesso periodo, sì, e certo. Questo naturalmente, questa impossibilità di andare a fondo nelle cose crea sospetti e crea... Perché è una logica di apparato. Sì, che diciamo non siamo sufficientemente protetti da apparati che vengono da fuori, perché sicuramente all'origine i mandanti della strage di Bologna non erano italiani. Professor Andrea Rossi, a lei un punto di vista su questa faccenda? Allora, fare sintesi è una cosa complicata. Io
Allora, esiste una sovrapposizione di cose. Io sono dell'idea che stiamo osservando un episodio che, al di là delle chiavi di lettura che ci siamo detti fino adesso, è un episodio che è significativo di una stagione. Io lo so che questa cosa purtroppo rende poca giustizia a quelli che erano su quell'aereo. Però io faccio un paragone che può sembrare una cosa che non c'entra. Il cover up, qua abbiamo parlato della NATO, 6 anni dopo succede l'incidente di Chernobyl e succede un cover up altrettanto grave che costerà la vita a migliaia di persone, non solo cittadini dell'Unione Sovietica, ma poi anche cittadini europei, in una stagione che oggi può sembrare incomprensibile, come quella della Guerra Fredda, che probabilmente si riesce a capire soltanto con i meccanismi di quell'epoca. È ovvio che ciascuno cerca di coprire le proprie dimagagne. In una specie di piramide, l'Italia copre la propria magagna, l'aeronautica italiana cerca di coprire la magagna a sua volta che ha fatto. I vertici dell'aeronautica militare, siccome sono verso la cima di questa piramide, a loro volta coprono. I vertici politici, che sono sopra i vertici militari, non hanno nessun interesse di andare a scoprire cose che a questo punto non hanno voglia di andare a vedere. E in tutto questo c'è un mondo di magistratura che cerca in qualche maniera di trovare una strada per arrivare alla verità. Io non sono mai d'accordo su chi cerca, dico punto di vista personale storico, di trovare la chiave di lettura unica. Io temo che ci troviamo di fronte a uno di quei casi dove ci sono cose che avvengono, più cose contemporaneamente, e che quell'episodio lì sono più cose contemporaneamente. Ribadisco quello che ho detto all'inizio e che dicevo anche con l'avvocato prima che andassimo in onda. Noi non sappiamo se quella cosa doveva succedere quella sera, o se poteva succedere la sera prima, o se poteva succedere la sera dopo. Noi questa cosa non la sappiamo, non la potremo sapere. Noi non sappiamo se Cossiga dice la verità. Non sappiamo se Cossiga ci sta dicendo delle cose che sono vere, che sono plausibili, o se ci dice, come si chiamavano all'epoca, lui era un grande esperto di servizi, le cosiddette fisarmoniche. Che cos'erano le fisarmoniche? Erano delle informative in cui si metteva una cosa vera affiancata a una cosa finta, affiancata a una cosa vera, affiancata a una cosa finta, in modo che senz'altro c'erano anche delle cose vere all'interno di quello che diceva. E credo che Cossiga, nelle due interviste che abbiamo detto, dica degli spezzoni di verità. Non li dice tutti, oppure ne dice alcuni sovrapposti ad altri che non sappiamo se sono veri. I francesi perché potevano avere dell'interesse ad uccidere Gheddafi? Qua il discorso sarebbe lunghissimo. Io faccio solamente presente, per termini di velocità, che quella tra il 79 e l'80, siccome c'era stato un tentativo di colpo di Stato in Libia ai danni di Gheddafi, con un governo alternativo che doveva nascere, come poi è nato nel 2011 a Bengasi, in Cirenaica, contro il governo di Gheddafi, lui aveva iniziato la caccia ai dissidenti. Molti di questi dissidenti li ha ammazzati in Italia, con noi che ovviamente ci siamo girati dall'altra parte, e molti li aveva ammazzati anche in Francia, anche lì con le autorità francesi che si erano girate dall'altra parte. Può darsi che in un'ottica più generale di quella stagione, di quel periodo, anche questo sia un tassello. Che cosa può aiutare questo a trovare la verità dopo 41 anni? Io temo che serva abbastanza poco. Chiudo con un ragionamento. Io faccio presente, e lo dico all'avvocato Osnato, certamente i giudici sono anche stati giudici che erano delle buone persone, ma tutti sono stati delle buone persone. Però a me fa specie che un giudice come giudice Imposimato crea uno straordinario cortocircuito in uno dei volumi che ha fatto successivamente alla fine della sua carriera di magistrato, quando dice: badate, perché quell'aereo lì è il secondo, diciamo, è il pezzo anticipatore di un messaggio
che ha il secondo pezzo con la strage di Bologna, e in quest'ottica certo. crea un cortocircuito, perché ovviamente se si dà retta a quello che dice il Posimato, vuol dire che la strage di Bologna non ha gli autori che in questo momento sono sotto processo a Bologna e ha tutt'altre cause e tutt'altre ragioni che si inquadrano in tutt'altra ottica. È per quello che io dico, attenzione, probabilmente i giudici, secondo me, è la mia personale opinione, sono bravi a fare i giudici. Quando i giudici smettono di fare i giudici e iniziano a entrare in un ambito che è quello della ricostruzione secondo le proprie impressioni personali di quello che è stato, ecco, allora a quel punto, secondo me, non tutti, ma qualcuno straborda, qualcuno va oltre, qualcuno dice, secondo me, ecco, un giudice si deve tenere ai fatti, un giudice non è secondo me. Certo. Un giudice arriva Vabbè. Fino a un certo punto e dice, non vado in pensione e a quel punto secondo me, perché va in un ambito che non è quello che secondo me istituzionalmente dovrebbe essere il suo, ma ripeto, questa è esclusivamente una mia opinione personale. Certo. Grazie. Allora, però abbiamo un commento da fare. Noi facciamo questa trasmissione sulla storia, perché la storia, secondo un pensiero comune, insegna. Ma quando ci troviamo di fronte a questi fatti, cosa insegna la storia? Io non posso giustificare che quella era quell'epoca. Se uno ha fatto queste cose, che fosse quell'epoca o quella successiva, non mi interessa. Io devo giudicare un Presidente della Repubblica che ci parla con la fisarmonica, come ha detto giustamente il professor Rossi, cioè metà bianco e metà nero, poi sta a te a capire dove sta la verità. Ed è stato Presidente della Repubblica, capo della Gladio. E allora dobbiamo capire che, siccome andiamo a votare di tanto in tanto, dobbiamo stare molto più attenti, che non ci lasciamo convincere dalle parole, dobbiamo farci convincere dai fatti. E chiederei la conclusione all'avvocato, perché lui conosce molto i dettagli e soprattutto lascio a lui la possibilità di creare una finale di questa vicenda terribile. Tanto per utilizzare, come dire, una persona che lei ha già nominato, che è il giudice Borsellino, quando l'aeronautica militare rispose al primo pubblico ministero che fece la domanda di sapere quanti avieri e controllori erano in servizio a Marsala, la risposta fu 2, però erano impegnati nella Sinadex, che era questa esercitazione simulata, quindi non guardavano il contesto reale radaristico. Ma a quel tempo a Marsala c'era un giovane pubblico ministero, forse non tanto più giovane, però estremamente battagliero, che si chiamava Borsellino, ed era proprio lui. Borsellino, sapendo di queste circostanze e conoscendo i luoghi, mise sotto assedio il centro radar, che era ovviamente militarizzato, e insieme ai carabinieri sfondò i portoni di quel centro radar e andò a indagare all'interno del centro radar su quanti avieri effettivamente erano presenti la sera del 27 giugno del 1980. E siccome nessuno gli dava una risposta, lui, che era Borsellino, prese il registro dei buoni caffè e scoprì che dei buoni caffè ne avevano usufruito la sera e la notte del 28 giugno del 1980 54 radaristi. E lì scoprimmo che c'erano 54 controllori che quella sera avevano assistito all'evento. Questo per dirne una. Cossiga fu chiamato a testimoniare durante il processo penale in corte d'assise e dichiarò di non aver mai saputo niente. La sua fu una testimonianza lapidaria. Dopodiché il processo penale finì così come finì, ci fu un'assoluzione, diciamo così, io lo chiamo per decreto legge, perché nel frattempo qualche governo depenalizzò l'articolo 289 del codice penale, aggiungendo la locuzione con atti violenti
e atti violenti non si potevano certo riscontrare nell'addebito che era rivolto a quei generali, al quale era contestato di non aver riferito informazioni importanti al governo circa l'evento della strage di Ustica, e quindi era un reato prettamente omissivo. Cossiga giurò davanti alla Corte d'Assise di non aver mai saputo niente, e immediatamente dopo, quando il processo penale finì, lui ritenne di poter parlare con un paio di giornalisti. Tenete presente che dietro quella intervista che voi avete appena fatto vedere ci sono io, nel senso che Cossiga poi ritenne di poter parlare ai giornalisti, e io lo chiamai a testimoniare durante i processi civili che noi abbiamo avuto a Palermo, e lui quello che ha riferito al giornalista l'ha dichiarato sotto giuramento, attenzione, quindi è un dato, come dire, probatorio certo, e noi possiamo acquisire come realtà dei fatti, che in realtà lui fu informato dai servizi segreti, in particolare dal generale Santovito, che quella sera, in ogni caso, libici, non libici o paesi più diversamente nominati, c'è stata una battaglia aerea. Questo è il dato essenziale che a noi ci interessa. Non ci interessa sapere il nome e cognome del libico, o se era libico, o era siciliano, o del Triveneto. A noi ci interessa sapere che c'è stata una battaglia aerea. L'ultima battuta, me la consentirete, in realtà avete tutti ragione questa sera. Noi anche questa sera facciamo il gioco delle tre carte, cerchiamo di spostare le carte alla ricerca della verità, e dobbiamo purtroppo fare i conti con chi quelle carte le ha truccate. Ma in realtà questo accade soltanto in Italia, e dall'altro lato, per ciò che riguarda il paese Francia, le risposte sono sempre state negative. Per esempio, una rogatoria che i giudici fecero in Francia sulla possibilità che Solenzara, essendo una base militare, potesse aver registrato qualcosa, no che fosse stata coinvolta con l'incidente, ma avesse semplicemente un radar che avesse visto qualcosa. La Francia rispose in rogatoria ufficiale: ma noi alle 18, quindi 3 ore prima, eravamo chiusi. Poi scopriremo che il braccio destro di Dalla Chiesa, ecco perché Ustica poi alla fine incrocia tutto, incrocia sempre tutto. Il braccio destro di Dalla Chiesa, che era il generale Bozzo, quella sera del 27 giugno dormiva, riposava, o meglio, non riusciva a riposare in una pensione affiancata all'aeroporto militare di Solenzara, in Corsica, e non riusciva a dormire fino alle 2 di notte perché continuavano a decollare e atterrare paesi aerei dei paesi Francia e Belgio. Ultima battuta è proprio questa: a noi l'Italia, con il sistema, come dire, della chiusura, quella che accennava il professore Rossi, no? Quella della chiusura a riccio, della salvaguardia delle posizioni di potere, piuttosto che della salvaguardia delle posizioni di controllo e di conoscenza rispetto a quelle che sono le esigenze di ogni cittadino, che sono le esigenze di verità, di giustizia, di tutela, di quel senso di sicurezza che ti deve dare il tuo Stato quando tu sei su un aereo civile e vieni abbattuto e ucciso in maniera così drammatica. In realtà l'Italia questo tipo di risposte non ce le ha mai date. Ce le hanno date, attenzione, una cinquantina di magistrati in sede civile, ce le hanno scritte nelle sentenze, noi contiamo circa 13 sentenze. È vero che poi lo Stato italiano non paga i risarcimenti, perché per una interpretazione normativa e una legge, scusate se lo dico, secondo me poi lo Stato che si è fatta da sola, lo Stato in realtà quei risarcimenti ai parenti delle vittime non li pagherà mai, se non quando loro moriranno, perché la interpretazione normativa vuole questo. Siccome se non prima loro muoiono, non sarà possibile calcolare effettivamente la misura del risarcimento, e quindi, non essendo certo né liquido né esigibile, il risarcimento non si può pagare. Dico, ma questa è una beffa che si aggiunge a tutte le altre. Non è una questione di soldi, ma ripeto, è una questione di verità, è una questione di poter dare la possibilità di poter capire perché è morto un figlio, perché è morto un padre. Ma in realtà, in tutto questo, e concludo, una risposta forse di altri paesi, che forse hanno un livello di, come dire, attenzione diversa rispetto a certe tematiche, ce le hanno date. In particolare,
Gli Stati Uniti hanno una richiesta che personalmente noi come studio abbiamo effettuato, e in particolare alla CIA, utilizzando la normativa della trasparenza e la Freedom Act, che è una normativa che consente l'accesso e la visione di tutti gli atti coperti dal segreto di Stato passati determinati periodi di anni. In realtà gli Stati Uniti hanno risposto testualmente, parola più parola meno, hanno risposto dando un camion, consegnando a me personalmente circa un camion di documentazione, per lo più fotocopia di giornali italiani, e poi aggiungendo nella lettera di accompagnamento: noi vi stiamo dando tutta la documentazione che riguarda gli Stati Uniti, poi vi informiamo che noi in realtà abbiamo altri atti e documenti che però non vi possiamo dare, perché non riguardano gli Stati Uniti ma riguardano un altro paese della NATO, e quindi non è questione sulla quale noi possiamo operare in termini di Freedom Act. Un altro paese al quale noi abbiamo svolto rogatoria, che è il Belgio, qualche anno fa ci ha risposto sulla questione della strage di Ustica: non abbiamo e non possiamo darvi informazioni perché la questione è coperta da segreto militare. Ora, noi saremo anche italiani, però sappiamo anche tradurre le risposte che ci arrivano in rogatoria. La risposta del Belgio, quando ci dice è questione coperta da segreto militare, è una risposta esplicita. Ci stanno esplicitamente informando che la sera del 27 giugno del 1980 c'è stata una guerra aerea, è questione militare. Questa, per concludere, è la realtà e la verità che ci rispondono gli altri paesi, li chiamiamo così, amici, alleati. Ecco, questo. Certo. Purtroppo l'unica verità, l'unico Stato che non ci dà una risposta, oltre alla Francia, che ovviamente è un paese notoriamente omertoso, a mio personalissimo parere, qua forse mi prendo l'ennesima querela, ma ormai le collazioniamo a bizzeff. In realtà poi è l'Italia, e questo è drammaticamente tragico per noi, sapere che il nostro paese, che dovrebbe essere quello che dovrebbe col sistema statale proprio tutelare non tanto l'incolumità dei cittadini, ma quantomeno la scoperta della verità, del perché, l'approfondimento delle effettive ragioni. Non è possibile che noi in Italia continuiamo a fare i processi bis, ter, quater, quinques. C'è un sistema che non funziona, c'è un sistema informativo che non dialoga con la magistratura, alla quale la magistratura pone le domande forse sbagliate. Io sono famoso per litigare con i magistrati, quindi dico, per carità, però meno male che noi quantomeno per la strage di Ustica abbiamo avuto dei magistrati coraggiosi, abbiamo avuto dei magistrati che hanno avuto il coraggio anche di subire come dire, fortissime pressioni, perché capite bene che quando noi abbiamo citato in giudizio come testimoni Giuliano Amato e Francesco Cossiga, beh, le reazioni sono state pesantissime, perché nessuno si aspettava di dover andare a testimoniare per l'ennesima volta, quando prima, durante il processo penale, avevano dichiarato una cosa completamente diversa. Certo. È vero che loro sono stati ascoltati in presenza dei loro avvocati perché erano passibili di falsa testimonianza. Certo. Ora, questa è la storia di Ustica. Quando i paesi amici ci rispondono, io aggiungo l'ultima cosa. In maniera molto anomala, ma davvero molto atipica, noi abbiamo ancora pendente nello status di sospensione, che tecnicamente non esiste, abbiamo una rogatoria internazionale al Parlamento europeo per la richiesta di costituzione di una commissione di indagine europea condivisa con tutti i paesi che fanno parte dell'Europa, ma grazie al veto del paese Francia la commissione di inchiesta, che ha un solo fine, non quello di condannare qualcuno, ma quello di dirci finalmente la verità sull'uccisione di 81 cittadini italiani. Questa rogatoria è in status sospesa. Tecnicamente non è mai successo e non è previsto dalle regole. Le rogatorie di istituzione di commissioni d'inchiesta o vanno rigettate o vanno accolte. L'unico caso mai accaduto
in Europa è quello della rogatoria di, è la domanda che i parenti delle vittime di Ustica hanno svolto nei confronti del Parlamento europeo: per carità, ci costituisci finalmente una commissione d'inchiesta di tecnici che possa, nel contraddittorio di tutti i paesi. Grazie, grazie avvocato. Grazie, grazie, grazie. Ringrazio i nostri ospiti per il contributo che hanno dato. Spero che i nostri telespettatori, quelli che non hanno guardato il campionato di calcio, ci abbiano seguito, che abbiano capito quanto è difficile scrivere la storia talvolta e soprattutto quanto è importante che i cittadini italiani assumano il ruolo che hanno effettivamente, la dignità di cittadini, perché noi siamo lo Stato, non sono i generali. I generali rappresentano una parte dello Stato, i politici rappresentano una parte dello Stato e sono eletti da noi e a noi devono rispondere. E quando fanno i colpi di Cossiga, allora diciamo che anche quella era un'epoca molto difficile, di personaggi strani, e non diamo la colpa alla guerra fredda, ma diciamo che eravamo all'inizio di una repubblica che speravamo che avesse un esito un po' migliore rispetto al periodo precedente, ma la viviamo ancora adesso nei litigi stupidi tra personaggi politici che di fatto non hanno nessun peso e nessun valore, perché non rappresentano effettivamente una capacità di governare questo paese. E allora lascio ai nostri telespettatori concludere questa questione, perché è veramente una cosa inimmaginabile. Speriamo non succeda più. Ma prendiamo esempio, perché anche questa parte di storia non compiuta è un esempio che bisogna tenere presente. Grazie a tutti. Certamente, grazie. Grazie al professor Mario Coglitore, grazie all'avvocato Daniele Osnato, grazie, e grazie al professor Andrea Rossi per essere stati con noi. Adesso noi andiamo in pubblicità, abbiamo un breve break pubblicitario, ma torniamo con la nostra rubrica del Memento, il nostro spazio per riaffrontare temi di cui ci siamo già occupati. Questa sera parleremo della pedemontana veneta, dei problemi anche ambientali che sta creando la realizzazione di quest'opera. A tra poco.